Buongiorno a Diego Busiol da Hong Kong, dove tra l'altro è appena passata la mezzanotte e lo ringraziamo anche per questa gentilezza. È un ricercatore di psicanalisi e sta svolgendo una ricerca singolare a Hong Kong. Ci puoi dire, Diego, com'è che sei approdato a Hong Kong con una borsa di studio per un interesse tuo? Com'è incominciata questa avventura? Sì, questa avventura è incominciata ovviamente in modo abbastanza imprevedibile, nel senso che c'era sicuramente un mio interesse, un mio orientamento verso l'Asia, verso delle questioni cinesi di cui mi interessavo già da tempo. Poi ho proposto dei progetti di ricerca qui a Hong Kong intorno soprattutto alla psicanalisi. Stranamente, diciamo, hanno mostrato un certo interesse, dico stranamente perché qui per la psicanalisi non c'è molta familiarità e c'è più forse un'apertura a loro e un interesse a tutto quello che viene un po' dall'esterno in generale, dall'Occidente in particolare. Quindi, diciamo, la mia proposta è stata accolta perché tutto sommato non c'è un dogmatismo, un pregiudizio pro o contro un orientamento, anzi, quindi diciamo, mi hanno dato la possibilità di portare avanti la mia proposta, benché io sia poi in un dipartimento in cui la maggior parte dei miei colleghi siano criminologi o sociologi, quindi per certi versi rimango un pesce fuor d'acqua, e questo è un vantaggio, devo dire, per me, perché sono abbastanza legato e posso portare avanti le mie ricerche in maniera abbastanza indipendente. E c'è un interesse da parte del Dipartimento per una materia che per loro è assolutamente nuova, e anche se magari non c'è sempre, come dire, direi che le questioni che pongo per loro rimangono sempre un po' incomprensibili, da loro un po' astratte, ma questa è una cosa che poi ci sentiamo fare anche in Italia, quindi non è la novità. Però devo dire che appunto non c'è settarismo, forse anche per il dipartimento in cui mi trovo, quindi diciamo per il momento sono nelle condizioni abbastanza ideali per portare avanti questa ricerca. La ricerca poi. Sì, prego. La ricerca poi nello specifico ha avuto anche una svolta abbastanza interessante per certi versi, insomma anche curiosa, perché la mia idea di partenza era un po' di studiare la psicanalisi come poteva, diciamo, in qualche forma poteva prendere Hong Kong, poi in realtà la mia ricerca è presto diventata la domanda, diciamo, posta in negativo: perché non c'è la psicanalisi a Hong Kong? Insomma, è un modo un po' curioso per iniziare una ricerca, no? Chiedendosi perché qualcosa non c'è, soprattutto perché siamo a Hong Kong, quindi voglio dire, una ex colonia inglese dove per 150 anni appunto c'è stata l'influenza, soprattutto negli ultimi 50 anni, diciamo, l'influenza degli inglesi e in generale del mondo anglosassone, quindi diciamo un qualche orientamento comunque si può immaginare di trovarlo, un qualche riverbero di una certa psicanalisi, invece assolutamente non c'è. Non c'è, mentre paradossalmente c'è più in Cina, nella Cina continentale o a Taiwan. E quindi diciamo
la mia ricerca ben presto ha preso delle altre strade, diciamo, le questioni si sono subito spiegate lungo altri versanti, sono diventate subito questioni più, così, in un senso ampio, culturali, no? E la mia ricerca poi è molto, come si dice, intersettoriale, tra più coinvolge più campi, insomma, alla fine è molto difficile stabilire un campo effettivo, ecco, quindi mi occupo di fare ricerche, ho dedicato molto, diverso tempo al confucianesimo in particolare, perché qui a Hong Kong si sente ancora in maniera molto, molto forte, mentre Hong Kong non ha vissuto rivoluzioni culturali, eccetera, molte questioni esempio della Cina continentale, comunque il maoismo, comunismo, insomma, questi pensieri non sono arrivati qui, non hanno avuto influenze, quindi è una cosa poi sempre molto difficile da far cogliere chi non ha esperienza di queste zone, di queste aree geografiche, ma Hong Kong è un posto molto, molto particolare e assolutamente lontano anche dal resto della Cina. E io potrei anche raccontare degli episodi poi più così Sì, personali di colleghi, una perché poi domanda molti allora, miei Diego. colleghi sono. Puoi dirci qualcosa rispetto alla differenza che c'è, se hai degli elementi rispetto al panorama, insomma, di Pechino? Sai qualcosa dell'altra parte della Cina rispetto alla psicanalisi? A parte forse quello di Se cui nello abbiamo specifico della scritto una volta, cioè la psicanalisi, vicenda dell'accanimento adesso, ma che non tocca però, mi pare, Pechino. ma ci sono poi cose curiose che accadono rispetto alla psicanalisi in Asia, no? Perché c'è molto interesse, insomma, poi è tutto relativo perché i numeri possono anche impressionare, nel senso che ci sono dei convegni di psicanalisi a Pechino in cui magari ci sono 500 partecipanti e quindi sembra chissà che cosa, molti ormai vanno in Cina cercando di portare un contributo, la loro versione della psicanalisi, o parlare, ma in realtà sono su numeri appunto cinesi, quindi bisogna fare un po' le proporzioni. Diciamo che è curioso questo interesse della Cina per la psicanalisi, soprattutto per come poi possono cogliere i cinesi la psicanalisi, perché questo è poi l'interrogativo, no? Perché anche storicamente la Cina è sempre stata abbastanza impermeabile a tutto ciò che arrivava dall'esterno, no? Ma anche solo dalle religioni. Quindi questo interesse è sempre molto da valutare, secondo me. Quello che poi i cinesi colgono della psicanalisi, come la possono cogliere e perché questo interesse, sono poi tutte questioni molto delicate che andrebbero affrontate, perché ci sono comunque delle questioni culturali che fanno un po', secondo me, diciamo così, fanno un po' il filtro, no? Per cui bisogna vedere quello che arriva anche, insomma, poi del resto, voglio dire, la psicanalisi ha sempre avuto un po' una storia di una tradizione di trasmissione di paese in paese. E non è mai stata, questa trasmissione non è mai stata senza conseguenze, anzi, e quindi possiamo immaginare cosa succeda in Cina, che poi ci sono anche delle questioni pratiche, perché probabilmente per molti, anche più che l'interesse puro per la teoria, magari ci sono anche delle questioni pratiche, quindi diciamo così, la psicanalisi ha un seguito adesso, ma secondo me è alla lunga che poi si vedrà
è quello che viene seminato un po' adesso, porterà dei frutti, perché sono grandi entusiasmi, ma io per una curiosità mia, proprio in questo senso, ho fatto partire adesso, ma io un cartello l'abbiamo già concluso, adesso ho fatto partire un altro cartello con i cinesi, in cui leggiamo la canna, parliamo, discutiamo di psicanalisi, sono persone che a volte hanno anche delle esperienze di psicanalisi, quindi sono a volte abbastanza dentro alle questioni, però appunto bisogna sempre vedere come le questioni vengono accolte, e ci sono dei modi abbastanza peculiari, per cui sono tutte questioni aperte, ecco. Possiamo Sono dire questioni che che possiamo dire che come dire, la più grande questione rispetto all'introduzione della psicanalisi in Cina sia comunque non tanto il confucianesimo, che andrebbe letto appunto come stai facendo nel suo dettaglio e nel testo, ma l'ideologia e la mentalità che segue al confucianesimo, cioè c'è una struttura gerarchica che non viene mai messa in questione, no? Che è accettata anche nella sua variante di abbraccio del confucianesimo con una sorta di marxismo, e la psicanalisi che con Freud ha messo in discussione la struttura della Chiesa e dell'esercito, cioè, potrebbe diventare uno scoglio questo. Dalle esperienze, no, che abbiamo letto di Filippo Re, che però non è né a Pechino né a Hong Kong e che va avanti e indietro dalla Francia, emerge proprio questa quasi comprensibilità di una, potremmo dirlo anche in modo psicologistico o sociologistico, di una messa in discussione di ruoli e strutture della famiglia che fanno problema. Nel libro che cito era la questione dell'autismo, no? Che ci siano comportamenti tipo dormire nudi o meno con i bambini, non viene avvertito come problema, mentre invece un psicanalista occidentale avrebbe subito qualche questione da porsi nel caso di alcuni comportamenti, mentre sono così accettati che non. Mi sembra che non facciano questione. Ti chiedo quindi, hai un'idea, come dire, se è una forza reattiva alla psicanalisi, il confucianesimo, o c'è un modo, di questo sincretismo che trovano i tuoi testi, che c'è, di cui ne parli, non che i tuoi testi siano sincretici. Quando si parla del sincretismo cinese o giapponese, c'è un modo di integrarla e che sia viva, o la scommessa è così aperta che non sappiamo l'esito della battaglia, cioè se ci sarà un'introduzione della psicanalisi pur come accade appunto, come hai detto, in ogni nazione, pur con un'acclimatazione in ogni caso alle mentalità del luogo. È una questione per te il Ma confucianesimo? secondo me, appunto, hai citato giustamente questo aspetto di una società che per certi versi dà una gerarchia già per scontata, no? Dà una relazione già per scontata prima della parola. Ci sono dei limiti che evidentemente derivano dal confucianesimo e si pongono la parola in maniera come uno strumento non da cui deriva la relazione, no? Quindi non c'è la parola, il principio del verbo, e poi da lì può derivare tutto. Qui in principio, in un certo senso, c'è la relazione. E quindi, come dire, la parola diventa quello strumento per confermare
negare la relazione, quindi diciamo non c'è apertura in questo, no? Questo è il limite secondo me maggiore, è il limite per cui quando si dice che i cinesi sono molto pratici, effettivamente sono così, no? E sembra che la questione della conversazione, del racconto siano abbastanza spunte. La parola serve per comunicare. In un certo senso è paradossale, ma li avvicina molto a una cultura forse americana. Per certi versi, anche a Hong Kong c'è una americanizzazione, una occidentalizzazione che supera sicuramente l'Europa e l'Italia. E per certi versi, Hong Kong e America si somigliano molto forse, quindi diciamo la questione della parola è posta sicuramente in secondo piano. Questo a mio avviso è il limite un po' maggiore, perché io non credo che non ci sia spazio per la psicanalisi, perché alla fine mi rendo conto che anche parlando, come dire, con i singoli, no? Le questioni poi del desiderio, del sembiante, insomma, sono questioni che si ritrovano anche qui, non è che i cinesi ne siano immuni, no? Anzi, per certi versi, voglio dire, forse proprio questa negazione del peso della parola, questo porlo sempre in secondo piano. Vuol dire, c'è una sorta di ritorno del rimorso, ma voglio dire, il desiderio, la questione del desiderio che è altrettanto viva qui come in qualsiasi altra parte. Quindi voglio dire, c'è spazio perché qualcosa si muova, perché qualcosa nasca, e forse poi, diciamo, interviene qualcosa dopo, per cui quando le questioni anche emergono, c'è la tendenza un po' a chiuderle e a far sì che, come dire, non crei troppi problemi. Anche qui è interessante la questione della società, per esempio, perché Hong Kong in particolare, forse anche più della Cina, è una società molto coesa, estremamente coesa. E loro poi passano questa differenza, no? Dicono siamo una società collettivista, al contrario di voi che siete individualisti, ma questi poi sono stereotipi, sono frasi fatte, non è assolutamente vero, ma sicuramente il ruolo della società è determinante e concorre anche a far sì che appunto le questioni poi, se vogliamo, anche che rimanderebbero magari al singolo e vengano poi, in un certo senso, represse. Quindi, diciamo, facevo questa riflessione anche pensando al fatto, ma la psicanalisi qui al momento non solo non prende piede, mentre sono note tutte le altre forme pagate di psicoterapia, di counseling, che magari da noi invece non hanno neanche Diciamo, la ha minima successo la fortuna. psicoterapia? Ha successo la psicoterapia in Cina? Sì? Il Ha successo il counseling. Ha counseling. successo il counseling perché appunto Perché counseling significa, no, dare consigli, più che altro, no? Quindi una figura molto simile a quella del vecchio, del saggio, del mentore, no? Quindi una figura che storicamente gli appartiene come società. Ma la psicanalisi non è famosa né come terapia, diciamo, né come a livello culturale, non,
Lo stesso noi psicanalisi non richiama niente nella maggior parte, nella stragrande maggioranza delle persone. Psicanalisi, Freud, inconscio, assolutamente non vogliono dire niente per la maggior parte delle persone, no? Ed è curioso perché noi siamo soliti pensare che, insomma, da noi chiunque ha sentito questi significanti, no? C'è un minimo di familiarità. È curioso che qui non abbiano mai attecchito, non abbiano mai preso piede, no? Perché mai l'incontro dovrebbe essere qualcosa perché non fa presa, non interessa, non incuriosisce. Ma non so, ovviamente sono tutte domande che meriterebbero molto più tempo. La mia idea è che appunto, comunque anche a livello sociale, queste questioni pongono dei problemi non da poco, no? Pongono dei problemi che smantellerebbero questa coesione, ma anche fisica. Dovete immaginare che Hong Kong è la città più densamente popolata, al mondo, viviamo in spazi minuscoli, quindi, come dire, non è per niente facile convivere in così poco spazio. Quindi, non è difficile secondo me immaginare che appunto siano trovate altre strade per convivere pacificamente, ecco. Sì, una domanda. Quindi poi C'è ecco, una le questione, questioni. posso? C'è una questione specifica anche della lingua cinese, sia rispetto alla traduzione delle opere della psicanalisi in cinese, sia rispetto anche alla sua stessa natura, cioè com'è che avviene la traduzione dei termini tecnici più specifici della psicanalisi. Hai qualche elemento rispetto a questo? Io per un caso ho seguito in Giappone come hanno dovuto o come hanno tradotto all'inizio il termine Dio. Beh, è singolare di è stato tradotto. Beh, già Dio è blasfemia come termine perché è nominabile. E in Giappone prese la significazione di un idolo giapponese. C'è questa questione, l'hai avvertita? Cioè, quando com'è mutuata sempre dall'inglese lì, per cui si avverte di meno? Allora, per quanto riguarda lo specifico della psicanalisi, esistono poche opere tradotte in cinese. Adesso so che è partito l'iniziativa di qualcuno, non so, forse degli americani, non mi ricordo, che stanno cercando di tradurre Freud in cinese. Le poche opere che ci sono già tradotte, allora molte sono degli anni 20 e Esatto, sì, di tempo. traduzioni che facevano, che ha fatto due o tre cinesi che per interesse loro hanno viaggiato in Europa, in America e hanno poi deciso di tradurre, ma non sempre, chiaramente. Non dal tedesco, hanno tradotto già o dall'inglese o spesso anche dal giapponese. Quindi erano già delle traduzioni di secondo piano fatte da persone che, voglio dire, con la psicanalisi, forse la psicanalisi l'avevano sfiorata, ecco. Quindi senza dimenticare che spesso poi le traduzioni, come era successo anche in Unione Sovietica, erano un po' traduzioni ideologiche, no? Per cui la psicanalisi doveva servire anche
giustamente parliamo di Cina, quello che dicevo prima, la psicanalisi doveva servire a creare, idealmente a creare l'armonia. L'armonia è un significante che ritorna spesso nelle questioni cinesi, no? E quindi come possiamo pensare che sia davvero così, no? Quindi era già stravolta l'opera di traduzione dall'inizio. Ultimamente, forse a Taiwan c'è una certa attività, c'è un certo interesse per la psicanalisi, anche lì hanno provato a tradurre delle opere, però la qualità è sempre molto, molto, molto approssimativa, è sempre stato a livello di appunto, chi ha un interesse, magari ha tradotto un testo, ma senza nessuna garantire. Produzione poi dello bisogna dire che appunto quando i cinesi traducono dei termini stranieri lo possono fare o prendendo un concetto simile nella loro lingua cultura gli appartiene, ma non essendo così, anche la traduzione poi di Pio per loro sì, è stato, mi sembra, il cielo, no? Cioè, l'idea del cielo e qualcuno l'aveva tradotta con l'idea del Dio occidentale. Quindi. Oppure quando si tratta poi di tradurre dei nomi, come fanno? Magari la traduzione invece è per assonanza linguistica, per cui anche Freud tradotto in cinese suona come Freud, quindi diciamo hanno preso i caratteri che gli somigliano di più, che poi nello scritto sono caratteri che magari hanno dei significati assolutamente diversi, no? E questa è la traduzione in una lingua che dispone di un numero fisso di caratteri. Perché non è che se ne possono inventare o comunque non avviene da secoli, quindi la traduzione è con quello che hanno già. Quindi diciamo che le traduzioni in cinese sono assolutamente di bassa qualità e non credo come potrebbe essere diversamente. E tutte le traduzioni si potrebbe pensare di inventare qualcosa. Ma lo stesso inconscio non è tradotto in cinese, è tradotto come subconscio. Cioè, questa è già un'altra bella questione, no? Subconscio è un qualcosa che si riesce in qualche modo a trasmettere come idea. Inconscio, no, hanno il loro modo di tradurre inconscio è l'inconscio, il non essere cosciente, lo svenire, ecco. Non L'incoscienza. c'è una traduzione di inconscio, questo sarebbe assolutamente da inventare e Sì, sarebbe. Diego, siamo in conclusione del tempo che abbiamo a disposizione e una domanda pragmatica. Intendi raccogliere in una serie di scritti, in un libro, il frutto di questa esperienza poi? E Sì, l'altra domanda io sto dall'altra già lavorando. parte, l'università dove ti trovi? Ha intenzione di farne a sua volta uno scritto nella loro lingua o almeno in inglese? Cioè, ho la sensazione, no, che è un'esperienza singolare la tua, è un'occasione. Mi chiedo allora se questa traccia si scrive. Ma per conto mio questa traccia si scrive già da un po' di tempo. Diciamo che ho scelto la lingua inglese, ho iniziato a scrivere in inglese e adesso quindi anche per me non è così immediato e comunque diciamo che c'è un lavoro che richiede molto tempo. Io sto raccogliendo questi scritti, ma nel momento in cui li raccolgo li rielaboro perché poi alla fine. E questa è la sfida, no? E questa è la parte più difficile, il fatto che
Comunque, quando uno prova a parlare anche qui, prova a parlare di Hong Kong, in realtà poi si scontra con i limiti della propria, del proprio discorso, quindi è un lavoro infinito quello di revisione, no, di queste questioni alla fine. E penso che anche l'università abbia un certo interesse, anche ho sentito un'altra università che tra un paio d'anni farà proprio un corso specifico, un master in psicanalisi, quindi voglio dire, sono questioni che probabilmente un po' alla volta avvertono anche loro, non solo per una questione di moda. Difficile dire come vorranno. Ecco. Loro ci tengono molto, ci tengono sempre molto a far emergere le caratteristiche cinesi. Questo lo sapete, il comunismo, loro lo chiamano comunismo con caratteristiche cinesi. E tutte le cose, tutte le religioni, tutte le dottrine, tutte le teorie, gli stili che sono arrivati in Cina hanno preso le caratteristiche cinesi, quindi ci sarà sicuramente Come hai accennato prima, un'evoluzione. questo accade anche con la psicanalisi nelle altre nazioni, anche in Italia centri italiani, in Francia centri francesi. È ben vero che leggere la propria nazione come la Cina sarebbe un esercizio interessante, perché non solo appunto la Cina integra a suo modo le cose. No, all'inizio no, il cristianesimo in Italia, Papa Gemelli avevano, e il comunismo stesso avevano avversato la psicanalisi, poi forse è stata accettata per lo più una versione italiana, anche qui l'Italia come la Cina è una bella questione. E Diego, siamo a termine dell'intervista. Io ti ringrazio moltissimo per questa conversazione e ci diamo anche appuntamento per altri incontri, qualora sia nella ricerca sia per altre questioni culturali o artistiche in Hong Kong e in Cina, si ponga la questione, insomma, di uno scambio di parola. Grazie ancora e lascio a te, per i saluti. Grazie. Grazie, grazie a voi per l'opportunità, ci aggiorniamo sicuramente per questa ricerca che non finisce. D'accordo, va bene.